La ragazza del lago. La ragazza del lago, il mistero del lago, quanta fascinazione esercitano le acque in genere, soprattutto se da esse emerge un cadavere. Se a farlo scoprire è stata ufficialmente una sensitiva e il caso è rimasto regolarmente irrisolto. Chiara Bariffi, da Bellano, paesino sul lago di Como, il 30 novembre 2002 ha 30 anni, lunghe chiome scure, begli occhi verdi, alle spalle una famiglia aperta e tollerante, formata da genitori e una sorella. Ma altresì già un bel carico di travagli. Liceale brillante, fotografa in erba, molla però subito l'università perché a suo dire la fa sentire sotto pressione e vola a Londra, dove si butta nella movida della capitale inglese, che le danneggia ulteriormente il precario equilibrio emotivo tra esperienze frenetiche. Si registrano due storie sentimentali di un minimo spessore, venute fuori al processo, con un italiano di incerte fortune. Però, stando alle parole dell'uomo, sempre preoccupato per i problemi della ex che ancora ogni tanto vedeva, e con un oscuro londinese che l'avrebbe fatta precipitare nel baratro. La giovane avrebbe sofferto di una misconosciuta, almeno dalla pubblica opinione, sindrome del sosia. Immaginava di essere circondata da sorta di cloni, rinnegando per un periodo perfino i familiari che non riconosceva più. Si è parlato anche di un TSO. Chiara non lavorava, o almeno non andava oltre i tentativi di piazzare le sue originali foto presso qualche giornale. Ma giusto il 1 dicembre 2002 avrebbe esposto i suoi lavori a una mostra, una soddisfazione che secondo i familiari e anche i medici curanti l'aveva elettrizzata e certamente tenuta lontana da tentazioni suicide in seguito adombrate. Chiara se ne andava in giro con la sua Daihatsu Terios di un colore tra il bordeaux e il viola, fascioni grigi laterali e fari di una Foggia originale. Per allora, l'auto è importante in questa storia. La trentenne era spesso in giro di sera, faceva le cosiddette ore piccole. A volte oltre l'alba, provocando il disappunto della mamma, una dolce signora dai modi pacati, una preside, comprensiva verso quella figliola sofferente. La situazione era aggravata dal fatto che Chiara tornava a casa spesso un po' brilla e fumata, o addirittura si attardava in questi svaghi anche a casa, mettendo a dura prova i genitori, di età un poco inoltrata per l'esuberanza della figlia. In America li chiamavano barfly, come da un film con Mickey Rourke, mosche da bar, quelli che giravano o girano da un locale all'altro. E Mr. Goodbar, dall'omonimo film degli anni 70 con Diane Keaton, un capolavoro, chiamavano così i tipacci che una signorina poteva raccattare durante i tour alcolici. Così quando la mattina di domenica 1 dicembre a casa Bariffi il letto è ancora vuoto e le ore passano invano, la famiglia si mette in cerca prima dal suo ex, poi da quelli che venivano ritenuti i migliori amici di Chiara, Massimo Barili e soprattutto l'ultra cinquantenne Sandro Vecchiarelli, un soggetto riguardo al quale molti si sono chiesti cosa lei potesse trovarci di così appagante, ma le relazioni umane sono sempre enigmatiche. Poiché tutti negavano di averla vista dopo le 2:30 di quella notte in un certo bar di Dervio da cui sarebbe uscita da sola, si insinuò il dubbio della scomparsa volontaria che per un soggetto fragile e ondivago come lei appariva comportamento probabile. L'indagine dormì alquanto finché una giornalista Rai ebbe l'idea di suggerire ai Bariffi, che avevano trascorso 1 anno e mezzo a rincorrere segnalazioni di avvistamenti in giro per l'Italia, il nome di una sensitiva, Maria Rosa Busi, che viveva nei dintorni e faceva l'ausiliaria ospedaliera. Poco ci volle perché la donna indicasse un'area acquatica prospiciente, quello che gli abitanti del posto chiamano il Buco dell'Oca, uno specchio d'acqua all'interno del lago di Como ritenuto particolarmente pericoloso per gli incidenti, era sotto una curva poco protetta, e per i mulinelli che attiravano appunto i suicidi, sotto il quale si trovavano varie carcasse d'auto. Il 13 settembre 2005, con l'ausilio di uno specialista in questo tipo di ripescaggi, fu tirata sulla Terios con il corpo di Chiara dentro, causa della morte, secondo il medico legale, annegamento. Bisogna però attendere il 2008 perché si proceda degli arresti, quelli di Barili, scarcerato quasi subito, e quello di Sandro Vecchiarelli, l'amico del cuore. Il processo in realtà arranca. La pubblico ministero non sembra nemmeno molto convinta dalle accuse che muove e non supporta granché nemmeno i due teorici super testimoni.
Uno dei due fa la figura dell'ennesimo girovago etilico, parla strascicando le parole, ha visto e non ha visto, ricorda quel sabato sera per un nubifragio, ma la difesa del Vecchiarelli contesta quel meteo e l'accusa tace. Il secondo test narra di una scena complicata a cui avrebbe assistito. Un'auto come quella di Chiara con una persona nell'abitacolo che la sera del 30 novembre sarebbe stata calata in acqua da una gru. Si ritiene che l'uomo sia inaffidabile anche perché all'ora di questa manovra pare assodato la vittima fosse ancora viva. I carabinieri, insistendo nella bontà del proprio operato, sostanzialmente ribadiscono che furono effettuate nelle settimane successive alla scomparsa varie perlustrazioni su strada e sott'acqua e non erano emerse tracce né di un incidente né della macchina che si cercava. L'imputato, dal canto suo, durante il dibattimento, resta in gabbia a fissare la corte e ascoltare attentamente, senza mai dire una parola, con i suoi baffetti da spalviero e la scarsa chioma un po' arruffata. Infine, la stessa PM chiede l'assoluzione per non aver raggiunto il minimo di prova sufficiente a sostenere l'accusa. La difesa, naturalmente, concorda. Si giunge alla conclusione che tra Chiara e Sandro Vecchiarelli si fosse instaurata un'affettuosa amicizia. Lei lo aiutava ad accudire il padre centenario e lo accompagnava durante le sarabande notturne. Forse il Vecchiarelli aveva un debole per lei e, a detta di testimoni, una volta aveva allontanato con le brutte un presunto corteggiatore, ma nessuna love story è stata mai provata. Ovviamente i contribuenti italiani hanno dovuto risarcirlo. Abbiamo le consuete domande senza risposta, o quantomeno dei dubbi nemmeno mai sollevati. Il corpo della ragazza era integro, a parte la mancanza di un occhio, del lobo di un orecchio e di una falange. È possibile che dopo un anno e 9 mesi in acqua, anzi, scusate, 2 anni e 9 mesi in acqua, non ci sia stata decomposizione, i vestiti siano quasi intatti, la fauna lacustre non abbia eroso le carni, non si rinvengano gonfiore o colorito alterato? Insomma, dalle descrizioni, peraltro piuttosto sommarie, che abbiamo ascoltato, pare quasi che la Bariffi fosse caduta nel lago il giorno prima. In effetti, un sinistro stradale, magari la perdita del controllo per lo stato di ebbrezza, in quella curva avrebbe lasciato segni sul muretto, sugli scogli e sulla vettura stessa. Al riguardo, solo un perito ha fatto riferimento all'ammaccatura che un palo di ferro avrebbe lasciato sul tetto dell'Aterios, ma nulla di più. In ogni caso, così fosse andata, Chiara avrebbe fatto un balzo stile rally sul parapetto e sulle pietre sottostanti senza nemmeno sfiorarle. Esisteva un accesso al lago, il cosiddetto scivolo, ma è stato assicurato che fosse sempre chiuso da una sbarra con lucchetto, trovata prima di segni di effrazione. Priva. E la sensitiva Busi, accertato che non avesse mai conosciuto il Vecchiarelli, perché qualcuno ha insinuato che si fossero conosciuti durante la degenza dell'anziano genitore di lui, e seppure per qualcuno restasse valida l'ipotesi che la donna avrebbe orecchiato delle notiziole in giro, questo sposta di poco il problema. A parte la soddisfazione di aver almeno ritrovato la vittima, resta il quesito: com'è morta? E anche quando è morta? Il caso continua a interessare alcuni appassionati di crimini. E di recente è tornata a galla l'ipotesi che il testimone del presunto affogamento con la gru non fosse poi quello sprovveduto per cui è stata fatta passare. Ma si può rischiare di farsi vedere da tutti su una piazzola lato strada, piuttosto in vista, mentre si utilizza un camion per far sparire un cadavere dentro un'automobile? Oppure per far sparire in alternativa, come pure si è detto, una persona che per un malore era stata creduta morta dagli amici di Baldoria? Troppi pezzi mancano a questo puzzle per intravederne anche una minima trama e i genitori di Chiara se ne sono andati senza aver avuto risposte. Allora, questo caso potrebbe non essere un caso di omicidio, perché la ragazza potrebbe in effetti in teoria essere scivolata nel lago dopo una delle tante serate etiliche, assumeva psicofarmaci, si dava anche al fumo. La mamma era molto amareggiata perché appunto a volte tornava la mattina alle 7, alle 8, non c'era modo insomma di frenarla in questo senso, però tutti hanno sostenuto che negli ultimi mesi si era del tutto ripresa e il comune le aveva accordato diciamo questa mostra per rincuorarla un po'.
Di fatto mi hanno colpito un paio di cose. Allora, l'imputato che sta in gabbia è qualcosa che tutto sommato fa impressione, perché qui non abbiamo un accusato di crimini mafiosi, ma un uomo che fino a quel momento era rimasto inerme nella vita, tranquillo. Aveva avuto un matrimonio con una olandese, ma presto finito, era stato udito dire cose un po' cattive contro le donne. Però sostanzialmente era uno che addirittura si occupava del padre centenario, anche perché dipendeva dalla sua pensione. Ecco, la cosa un po' curiosa è che questo non lavorasse. Il prete lo aveva aiutato, il parroco, però lasciava i lavori. Forse per questo fu messo sotto lente anche per la grande confidenza con Chiara Bariffi. Si parlò anche di sette sataniche, e in effetti quella zona, sappiamo, tra Como, Varese, insomma, bestie di Satana, bestiole di Satana, qui non si capisce mai se invece non siano accolite di sbandati, super tossici, che magari ne combinano di tutti i colori. Tutto dipende dal giro che frequentava la povera Chiara. Quindi l'imputato, che tutto sommato non era un soggetto attenzionato dalle forze dell'ordine, implicato nelle cupole, sta in gabbia. Questo è molto curioso. Senza mai dire una parola. E il pubblico ministero chiede la soluzione, e questo sia una risposta per chi magari osserva che i pubblici ministeri devono accusare. Se il pubblico ministero non è convinto dell'accusa, nella prassi italiana, vedasi Piero Toni per il mostro di Firenze, per esempio, non è assolutamente obbligato a chiedere la condanna. Allora però la mia domanda è un'altra: perché facciamo il processo? Sono costi per la comunità nazionale questi. Se non siete convinti delle accuse, io vi invito a vedere l'udienza che è naturalmente su un giorno in pretura, dove il pubblico ministero è a dir poco fiacca, a dir poco. Si tratta di una corte che è molto diversa da altre, da quella di Roma piuttosto che da quella di Taranto. Sono modi diversi, forse questo anche fa la differenza. Insomma, la PM non si accanisce. Non facciamoli i processi se non abbiamo nemmeno la certezza che questo sia un omicidio, perché poi abbiamo sentito i periti non scannarsi, una brutta parola, ma insomma, con buoni modi, però anche non mettersi d'accordo su niente, compreso il particolare delle diatomee, quindi neanche l'annegamento. Poi c'è questo fatto: 2 anni e 9 mesi e il corpo era intatto. Il dottor Narducci, o il presunto dottor Narducci, dopo qualche giorno in acqua era una palla e si sarebbe poi disfatto, perché i corpi hanno tutto un iter che, insomma, si saponificano, poi finiscono anche mangiati dai pesci. Pertanto, alcuni hanno sostenuto che non sia morta quella notte, che sia stata da qualche parte, sia fuggita e le era già capitato di allontanarsi. C'erano state delle segnalazioni nella provincia di Sondrio. La famiglia, in effetti, della Bariffi era originaria della Valtellina. Erano segnalazioni interessanti, ma si ritenne fosse una scomparsa volontaria. Era una donna di 30 anni che già aveva dato mostra di essere insofferente al gioco familiare, alla scuola, al lavoro. E quindi alla fine si pensò che fosse andata incontro a una qualche brutta sorte. E la sensitiva? Beh, giudicate voi. L'argomento è sempre incandescente.